ringrazio di cuore veramente a tutti i partecipanti, con la loro partecipazione hanno reso sì a questa manifestazione di grande spettacolo, spettacolo per la cittadinanza di Rotondi e per il grande sport sarebbe ciclismo, per la nostra passione. E come voi sapete, questo è il secondo memorial che noi abbiamo avuto con grande successo, sempre con l'arrivo al Santuario della Madonna della Stella, una corsa diciamo a carattere regionale. Ci abbiamo avuto anche un grande successo dei grandi ciclisti a livello addirittura nazionale, di cui è stato il vincitore del Prete, secondo il noto Valletta Antonio. Con qualche cosa siamo andati avanti anche quest'anno, con la speranza che l'anno prossimo si farà qualche cosa, sempre di crescere, sempre, anno dopo anno. Allora, la manifestazione è uscita per bene, anche se non è che come amministrazione abbiamo potuto fare un granché per stare vicino alla SD Massantoni Sport. Di sicuro è una delle attività che terremo a cuore per i prossimi anni. Io mi sento anche un poco parte in causa, in quanto io sono un sostenitore e un simpatizzante della Massantoni Sport, nonché un iscritto addirittura come atleta per gli anni scorsi, anche se quest'anno sono stato un poco lontano dal ciclismo, preso da altre attività, da altre cose. Di sicuro diciamo che l'amministrazione, oltre al ciclismo, seguirà tutte quelle che sono le attività che saranno intraprese sul territorio. Ma per noi è il primo anno a cui facciamo riferimento alla manifestazione ciclistica. Abbiamo avuto l'onore di sponsorizzarla, la compagnia di cui mi pregio di essere rappresentante ci ha dato la possibilità effettivamente di sponsorizzare questa manifestazione, è una prova che stiamo facendo. Io rappresento Gruppama Assicurazioni con sede ad Avellino, e ci stiamo cimentando con questa cosa, speriamo che l'anno prossimo possiamo organizzare e fare sempre meglio. Noi oggi non vogliamo parlare di assicurazioni, ma vogliamo essere testimoni di una manifestazione che, quando il nostro agente Aldo Medisi, ragioniere Medisi, ci ha proposto di intervenire in maniera sensibile in questa manifestazione, abbiamo preso l'occasione per essere fra la gente, anche perché un gruppo assicurativo viene sempre visto come una cosa lontana. Noi vogliamo dare testimonianza di essere fra la gente, perché solo essendo vicino alla clientela possiamo percepirne le esigenze e dare delle soluzioni con quelle che sono i nostri prodotti.